Buongiorno amici di Bergamo in pentola. Beh, come molti di voi sapranno, la capitale italiana della cucina internazionale, soprattutto orientale, è certamente Milano. Ma immaginavate che alcuni milanesi buongustai, per venire a mangiare un'ottima cucina cinese, vengono qui da noi, in provincia di Bergamo, e per la precisione Capriate San Gervasio, dove ci troviamo oggi, al Canton Restaurant, insieme allo chef Wei Kunzu, che gentilmente... Buongiorno a tutti. Buongiorno Wei Kun, ci ha aperto le sue cucine. Buongiorno Wei Kun. Buongiorno a tutti i telespettatori, ci fa molto piacere che Stefania e comunque altre colleghe del Bergamo News siano venuti qui per conoscere praticamente una ricetta nostra in carta, e ci piacerebbe comunque condividere con dei, diciamo, casalinghi o comunque amanti della cucina. Appassionati, anche perché ci seguono moltissimi chef, quindi vogliamo dire il titolo della ricetta? Sì, allora noi l'abbiamo chiamato l'anatra nel frutteto infuocato. Una ricetta che deriva dall'anatra cotta. Come ben sapete, l'anatra cotta in Cina viene arrotolato in una sfoglia, solo che non traspira e spesso delle volte umidità va a rovinare la croccantezza della parte esterna della sfoglia, e abbiamo dato un tocco un po' più esotico in modo tale che sia diversa dall'anatra cotta, perché è speziata, leggermente piccante, però mentre la sfoglia fuori è molto croccante. Ok, allora io tra l'altro vedo che ti sei già preparato tutta la linea, quindi vogliamo descrivere gli ingredienti. Gli ingredienti più che altro per comporre la ricetta, quindi abbiamo polvere di peperoncino, questo qua è l'anatra precedentemente cotta in forno, arrostita, compreso anche la pelle, perché la pelle ha quel leggero grasso per dare, diciamo, l'armonia e il gusto dell'anatra. Poi qua c'è sesamo tostato, vedete che parte bianca è leggermente più marroncino, in modo tale che gli dà un profumo tipico cinese e giapponese, perché il sesamo si usa molto in questi due paesi. Poi abbiamo erba cipollina, che gli dà stesso tempo umidità ma anche profumo. E questa è una... sono delle spezie fatte in polvere molto utilizzate nella cucina. Sono le famose cinque spezie cinesi. Sì, esatto. Che vi svelo cosa sono. In realtà è cannella, l'anistellato, l'aloro, chiodi di garofano e polvere di zenzero essiccato. Allora qui abbiamo poi, io ne ho preparato quattro giusto per farvi, diciamo, vedere cosa sono. Allora sono delle reti, ve lo alzo. Sono delle reti di farina grigliata in pentola antiaderente. Quindi, ricapitolando fino ad ora, allora, per prima cosa noi prepariamo questo impasto, questa pastella, per realizzare la nostra rete, che poi cuoceremo in un secondo tempo dopo averla fatta raffreddare sufficientemente in frigo. Cuoceremo in una padella antiaderente per pochi secondi, rigirandola, e poi la utilizzeremo in un secondo tempo. Sì. Anatra. L'anatra va cotta intera in forno a 180 gradi, ricordo. 180 gradi per circa 50 minuti. Le lasciate le ossa, le lasciate la pelle, la eviscerate semplicemente e la laccate a dovere, ma c'è tutto spiegato perfettamente nella ricetta. Sì. Una volta cotta l'anatra, la disossate e tenete la polpa e la pelle. Esatto. E poi procediamo. Prendiamo un po' di anatra, che sarebbe questi, ne facciamo un pezzo intanto. Va bene, sì sì. Ok, c'è due. Ok. Questi che sono, diciamo, delle straccetti di anatra. Uh-huh. Aggiungiamo un pochino po' di peperoncino. Questa quantità può bastare per avere peperoncino. Poi il sesamo. Okay. Questo è il sesamo bianco e nero. Bianco e nero, sì. Okay. Perché hanno due profumi diversi. Uh-huh. Ok. Tra l'altro, nonostante io sia influenzata e imbottita come un tacchino ripieno di farmaci, devo dire che mi arrivano tutti i profumi dell'Oriente, è una meraviglia. Si sente un pochino, cinque spezie. Non va troppo perché non va. Deve essere bilanciata bene, perché non deve coprire il sapore dell'anatra, ma mentre va a profumare di più. Ok, perfetto. Adesso prendo un filino di olio, ok? Per dare appena appena grasso. Ma nella cucina orientale l'olio d'oliva si usa o...? Sì, okay. Sì, soprattutto oggi come oggi si usa sempre di più perché è molto più salutare. Ah, andiamo avanti, okay. Perfetto, quindi mischi tutto. Mischiamo tutto. Quindi una volta preparata l'anatra davvero sembra di una semplicità enorme. Semplice. Certo, è lunga, comunque nell'insieme è lunga, perché devi cuocere prima l'anatra, devi viscerarla, devi pulirla,
quindi è un'operazione comunque abbastanza lunga, no? Beh, vorrei ben vedere, sai che si dice che il mondo non è stato fatto in un giorno. Sì, sì. Ecco, sì. Quindi insomma ci vogliono i tempi per le cose, diciamo, belle e buone. Okay. Infatti appunto va detta una cosa, allora, se non siete mai stati al Canton, non aspettatevi il classico ristorante cinese. Qui è tutto diverso. Innanzitutto la carta, non troverete l'involtino primavera, non troverete le nuvole di drago, il pollo alle mandorle, le solite cose. Troverete piatti, appunto, come ha raccontato Weikun, provenienti dalla tradizione che a noi sono ancora ignoti. Diciamo che un po' la cucina cinese ha vissuto in Italia quello che è stato per noi italiani all'estero, in America, piatti come le linguine Alfredo, che da noi non esistono, eppure all'estero pensano che siano il nostro piatto per eccellenza. E invece tu riproponi quelle che sono, diciamo, le tradizioni delle 8 grandi cucine cinesi, esatto? Allora, prevalentemente prendiamo spunto dalla cucina di Guangdong, che è quella sud della Cina. Intanto avanti con il pieno, però dicevo, cucina del... di Sichuan sarebbe quella più speziata. Ok. Con tanto utilizzo di peperoncino, pepe di Sichuan, l'aglio, coriandolo, zenzero e cipollotto. Okay. E tra l'altro che ti trovi in un ambiente diverso, un ristorante diverso rispetto a quelli che conoscevamo noi, lo capisci già entrando, nel senso che non ti accolgono le solite lanterne rosse cinesi, i dragoni d'oro, il gattino con la manina sul bancone. Sì, che si utilizza ancora giorno d'oggi. Esatto, infatti che sì. Appunto noi viviamo di questi cliché, invece avete un ambiente che è di un'eleganza assoluta, di design bellissimo. Ci sono legni, ceramiche, cristalli, insomma tutti elementi che trasmettono anche una carica energetica molto forte entrando, e poi belli tavoli distanziati, insomma siamo in un vero e proprio ristorante, chiamiamolo anche gourmet, però cinese, quindi un posto che vale veramente la pena conoscere per sfatare tutti quelli che sono i luoghi comuni che noi abbiamo di una cucina che effettivamente non conosciamo. Quanti siete in cucina voi? Allora, di giorno della preparazione siamo in 5, poi di sera c'è un ragazzo che viene a dare una mano, ma soprattutto dalla parte, diciamo, di preparazione dell'antipasto, quindi parliamo comunque di 5 persone, più weekend siamo in 6, diciamo un'altra larga piatta in più, diciamo. Uh-huh. Comunque adesso vi presento anche i ragazzi che hanno lavorato sempre insieme con me. Okay. Adesso vi presento qua, c'è il mio Massimo che praticamente ha lavorato da 4 anni con me. Lui è uno specialista più che altro del wok, poi vi farò vedere che sarebbe questa tipologia di pentola concava, ok? Che serve molto nella temperatura, diciamo, utilizzo di fiamma diversa e anche composizione del forno diverso. Poi okay. C'è la Za, che è un'altra persona che è quella che prepara e taglia, per esempio l'anatra l'Italia lui, il mango l'Italia lui, praticamente è quello più bravo a utilizzare il coltello nel miglior modo possibile nella tradizione. Poi c'è un altro ragazzo che comunque è la parte, diciamo, la prima linea, nel senso che uno che si occupa degli antipasti, nell'impiattare, nel tagliare tipo questa insalata d'anatra, è quello che cura la cottura dell'anatra e poi l'impiatta utilizzando comunque tipo l'avocado o il mango che ci va comunque sopra. Sì. Lui è un altro che sarebbe la parte comunque importante degli antipasti, quindi ravioli, dumpling, quindi fa sia ripieno che sfoglia. Allora adesso quindi siamo pronti, sì. Tu cosa procedi a fare adesso? Adesso tagliamo a trancetti, però prendere praticamente dei bocconcini, no? In va modo bene. Da che anche servire molto più semplice. E si possono mangiare anche con le mani, giusto? Sì, 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 bravissima. Ok. E si vede che l'aveva già assaggiato e conosce bene la ricetta. Allora taglia intanto. Ok, intanto rifiliamo le parti esterne. Ok. Quindi otteniamo questi pezzoni così. Ok. Sei molto bravo col coltello, Weikun, vedi, non abbiamo avuto bisogno di chiamare l'addetto al coltello. Sì, in questo caso, visto che è una ricetta dimostrativa, ok. Ok. Allora, cuociamo intanto 3 pezzi, visto che siamo in 3. Okay. Benissimo, d'accordo. Sì. Per quanto tempo, a quanti gradi? Allora, viene cotto 7 minuti a 220 gradi, ovviamente forno già preriscaldato a 220 gradi, in modo tale che dobbiamo rendere solo un po' croccante la parte esterna. Ok, benissimo. Okay. Allora, okay. Quindi siamo pronti a infornare, giusto? Sì, 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 ok. Via. 7 minuti, 180 gradi, giusto? 220. No, 220, ecco. Benissimo.
Allora, tu hai tirato fuori dal forno la nostra anatra, è pronta, ha un colore dorato bellissimo. Cosa facciamo adesso? Adesso impiattiamo, sì? Quindi dobbiamo trovare un giusto allineamento. Ok, okay, benissimo, vai. Mettiamo queste posizioni. Tenete presente che la parte sopra esterna è già molto croccante. Ha un profumo incredibile. Qua abbiamo poi crema d'avocado. Come l'hai preparata, Zu? Allora, ovviamente si sceglie prima di tutto un avocado maturo, e ovviamente non scuro, cioè se vedete delle venature nere tiene poco e dopo un giorno già diventa scura. Poi il segreto ovviamente anche l'acidità, quindi il limone lo mantiene un po' il colore del verde dell'avocado. Ok. Il condimento è semplicissimo, aggiungiamo solo un pizzico di sale, sì, e un filino d'olio. Ok, perfetto, sì, quindi semplicissimo, avocado, limone, olio e sale. Sì, ok. Vai. Ok, qui andiamo a glielo metti sopra, ad adagiare, okay. Ok. Questo cosa serve? Questo serve per contenere il mango. Ok. Che andiamo in modo tale che non cada, ok? E lo appiccichiamo, insomma. Bravissima, sì. Ora se mettiamo sopra così non si ottiene, diciamo, quel risultato di appiccicoso. Ok, diciamo, benissimo. No? Okay. Quindi avocado, sì, mango, che vedo, okay, mango tagliato. Il nostro esperto del coltello, sì, ha tagliato, sì, con una forma pua, qua, sì, ecco, sì, noi, sì, la, sì, definiamo così. Ok, e impiattiamo qua, okay? Ok, quindi in modo tale che mettiamo un pochino di mango sopra. Allora, intanto vi invito a verificare appunto anche la tipologia del piatto, ditemelo anche voi telespettatori, non assomiglia assolutamente a un piatto della cucina cinese a cui noi italiani di solito siamo abituati, ecco, insomma c'è un altro tipo di ricerca e tutti i piatti del Canton Restaurant comunque ripropongono una visione simile, quindi assolutamente venite a provare. Bene, quindi direi che il nostro piatto, ripetici la ricetta, chef, è, sì, pronto? Allora, è pronto. Di solito si utilizza, di solito si utilizza le bacchette per mangiare, ma in questo caso possiamo prendere anche con le mani. Okay? Assolutamente con le mani. Allora, la ricetta si chiama l'anatra nel frutteto infuocato. Vedete queste consistenti estratti, no? Quindi abbiamo mango, che è la parte del frutto, insieme all'avocado. E poi è infuocato perché utilizziamo anche il peperoncino per dare questo fuoco. E ripieno ovviamente a base l'anatra con delle spezie tipiche cinesi per profumare proprio la polpa. Benissimo, okay? Quindi anatra nel giardino infuocato, uno dei piatti che potrete trovare anche nella carta del ristorante Canton. Provatela a fare perché non è difficile, però poi venite qui e provate ad assaggiare, sì, l'anatra del nostro maestro Zu. Sì, è uno degli antipasti comunque più, diciamo, apprezzati, no? Benissimo, allora noi adesso l'apprezzeremo per voi, vi salutiamo, vi rimandiamo tra 2 settimane, grazie a tutti amici per essere stati con noi e buon appetito. Grazie. Ciao.